Speriamo che tra pochi giorni di poter essere su Gioiosa a essere presenti dei visual al riavvio dei lavori del liceo. Noi abbiamo inserito nello schema di bilancio già approvato in giunta con la città metropolitana su indirizzo del sindaco di Gioiosa Salvatore Fuda, insieme al nostro consigliere delegato Demetrio Marini e ovviamente insieme al settore edilizia scolastica, abbiamo inserito delle somme che ci permetteranno di evitare un contenzioso con la ditta e appena il bilancio verrà approvato in consiglio metropolitano permetteranno l'immediato riavvio dei lavori. Questa è sicuramente una bella notizia, è un liceo importante, un comune importantissimo del nostro territorio, per cui spero da qui a breve di poter essere direttamente personalmente a Gioiosa insieme al mio collega Marino, insieme al sindaco, insieme a tutti i rappresentanti della città metropolitana per essere presenti anche fisicamente al riavvio dei lavori del nostro liceo di Gioiosa. Ascoltando l'intervista dell'avvocato Mauro, che metteranno, la città metropolitana metterà in bilancio 500.000 euro per la costruzione del nuovo edificio, i ragazzi siamo tutti contenti per questa bellissima notizia. Inoltre invito il signor Mauro a venire al più presto qui perché sarà accolto da noi ragazzi, non vediamo l'ora di incontrarlo. Inoltre, oggi finalmente, dopo una settimana di battaglia, abbiamo raggiunto queste nuove aule. Ringrazio in primis il sindaco con tutta l'amministrazione comunale, ma ringrazio anche il preside Morfea che si è impegnato molto affinché queste aule finalmente vengano date al liceo. Ringrazio i ragazzi che oggi abbiamo traslocato insieme ai professori, insieme un po' tutti. Abbiamo dato una mano a tutti per il bene della scuola. Finalmente possiamo studiare in aule in cui possiamo dire che finalmente ci sarà il diritto allo studio.